Da una parte si nega l'avvio del progetto Tempa Rossa che, secondo dirigenti e tecnici, non crea alcun danno ambientale reale. Dall'altra il piano Cimino, con l'approvazione del raddoppio Auchan, che comporterà lo spegnimento occupazionale di almeno 1.500 operatori. Le contraddizioni dell'amministrazione comunale di Taranto riguardo alle ipotesi di sviluppo della città sono state al centro di una conferenza stampa dell'avvocato Filippo Condemi assieme al consigliere comunale Aldo Renna. Sul progetto Tempa Rossa, gli esponenti del movimento Condemi hanno messo in evidenza relazioni e pareri favorevoli di dirigenti e tecnici del Ministero della Regione, del Comune, dei Vigili del Fuoco, della Sovrintendenza, la cui attendibilità per principio non può essere posta in dubbio. Dall'altra parte, come dicevamo, tonnellate di cemento per creare ricchezza soltanto a pochi. Per quanto riguarda Tempa Rossa, noi facciamo osservare, ne abbiamo fatto documento scritto ovviamente, dove che ci sono tutte le autorizzazioni del Ministero dell'Ambiente, dei Vigili del Fuoco, della Regione. Lo stesso Comune ha già approvato con un atto d'intesa con l'autorità portuale, un atto d'intesa del commissario straordinario, quindi del Consiglio Comunale, del 2007, l'allungamento del cosiddetto pontile Petroli. Qual è la vostra posizione su questo progetto? La nostra posizione su questo progetto è che in assenza di dati negativi da parte dei dirigenti preposti, beh, certamente non può la parte politica fare affermazioni che dobbiamo ritenere non essere completamente di sua competenza. Ed è proprio questo che noi vogliamo mettere in evidenza, non tanto la questione di Tempa Rossa, perché i documenti e la legge la ritengono fattibile, possibile e senza alcun aumento di inquinamento. Noi vogliamo mettere in evidenza che la politica, in particolare i cosiddetti ambientalisti, si avvalgono di una posizione in Consiglio Comunale, di una posizione che sicuramente è importante che ci sia, ma deve essere fondata su motivazioni certe. Non possono affermare per sostenere la ne negatività della Tempa Rossa, dell'opera Tempa Rossa, che dobbiamo invece incrementare il traffico passeggeri turistico. Non credo che possiamo portarli nell'Ilva i turisti, quindi non possiamo, con un progettino Tempa Rossa che creerebbe disoccupazione, non possiamo assolutamente negarlo. Perché? Perché deve essere fatto e basta. Sì, quello che sicuramente i cittadini vedranno al proprio occhio è che sotto Ferragosto ci sia un consiglio comunale quasi monotematico su Auchan, sul raddoppio dell'Auchan. Perché fare queste cose quando si possono fare alla luce del sole in altri tempi? Beh, evidentemente c'è qualcosa che non quadra. La posizione del Movimento Condemi e del sottoscritto è di votare contro questa delibera perché non si può togliere ancora posti di lavoro dentro Taranto. L'espansione verso la zona Cimino è completamente contraria a tutto ciò che ci siamo già detti all'epoca. Noi abbiamo anche incontrato l'associazione dei commercianti, abbiamo incontrato quasi tutti, dicendo: signori, la nostra posizione per lo sviluppo della città è rivalutare il borgo antico, no al raddoppio Auchan. E questa è la nostra posizione del Movimento Condemi.